Per emergere e combattere in un mondo agguerrito come quello dei SUV compatti bisogna farsi vedere decisi, mostrare i denti. Ecco, questo la Peugeot 3008 del 2021 l'ha preso decisamente alla lettera, tanto che le sono spuntate le zanne. In realtà ha affilato gli artigli anche sotto altri punti di vista, perciò vediamo perché comprarla e perché no. Fuori com'è? È sempre la 3008, ma è ancora più Peugeot di prima, nel senso che con l'aggiornamento arrivano anche qui quelli che sono i nuovi tratti tipici del brand, e mi riferisco ovviamente alle firme luminose a LED che si estendono verso il basso e che così sfrattano i fendinebbia, che sono sostituiti da una modalità nebbia che sfrutta un'intensità inferiore per gli anabbaglianti. La cornice cromata della griglia anteriore non esiste più e hanno preso il suo posto dei segmenti sottili che ridisegnano anche la forma dei fari. Dietro sono cambiate le calotte dei fanali unite da una fascia nera e le strutture interne a LED con nuovo effetto tridimensionale. Il corpo carrozzeria per il resto non muta e si apprezza il fatto che le portiere arrivino fino in basso così non ci si sporca i pantaloni. Il nuovo black pack poi le dà davvero un bel tocco di personalità in più, non che le mancasse, intendiamoci. E dentro? Questa che vedete è la versione plug-in e come spesso accade in questi casi le batterie richiedono qualche sacrificio in termini di capacità di carico. E difatti si perdono 125 litri con la capienza che scende da 520 a 395 litri. La sfruttabilità viene limitata in altezza, nel senso che non si può ampliare con il sottofondo, ma si apprezzano comunque la soglia a filo e lo spazio molto ben organizzato sotto al piano, dove si possono riporre i cavi di ricarica domestica e quelli da colonnina. Sulla plug-in quindi non si può mettere la cappelliera sotto al pavimento, così come non si può sfruttare il sistema che tiene autonomamente il piano rialzato, che è molto comodo sulle altre 3008. Ci sono poi degli anelli e una presa 12 volt, ma non dei ganci per le buste della spesa. Il divano è diviso in configurazione 60-40 e anche la botola centrale per gli oggetti lunghi. Abbattendo gli schienali con le leve dietro si ottiene un piano quasi piatto. L'accesso dietro è agevole, lo spazio è buono per le ginocchia, tenete conto che sono alto oltre 1,90 m, ma la batteria sotto al divano obbliga a tenere le gambe piuttosto piegate. I centimetri per la testa sono giusti se c'è lo scenografico tetto in vetro apribile con profilo a LED che ruba un po' di spazio. Poco male poi se lo schienale al centro è un po' duro, con un pavimento piatto come questo anche il quinto passeggero non ha di che lamentarsi. E tutti e tre gli occupanti possono ricaricare il telefono, ci sono due prese USB che prima non c'erano e una 12 volt, oltre che le bocchette di aerazione. È fatta bene? Pochissime modifiche, tanto che si fa fatica a distinguere la versione aggiornata della 3008, ma sapete che vi dico? Poco male, perché l'abitacolo era e resta uno dei punti di forza di quest'auto. Lo studio di stile che c'è dietro lo rende senza alcun dubbio il più originale della categoria, ma anche tra i migliori nella realizzazione a livello di componentistica. La novità principale è lo schermo centrale da 10 pollici che sostituisce quello da 8 e poi ci sono nuovi rivestimenti in alcantara e pelle per sedili e plancia e legno per gli inserti. I materiali sono piacevoli e morbidi al tatto e non solo sulle parti superiori, ma anche quelle centrali, dove spesso su altre rivali invece vengono sacrificati. La cura traspare anche dai rivestimenti in moquette dei vani laterali, ben strutturati per oggetti e bottiglie, o del cassetto anteriore, capiente ma un po' irregolare. Il pozzetto sotto al bracciolo centrale, che non è regolabile, è illuminato e dotato di una piccola vaschetta riposizionabile. Sono illuminati anche i portabicchieri, così come il vano che ospita ricarica wireless, presa USB e presa 12 volt. Sull'auto in prova poi ci sono anche i sedili riscaldati con massaggio e le memorie. Come funziona l'infotainment? Come anticipato, lo schermo al centro è cresciuto, è rivolto verso il guidatore, perciò è facilmente raggiungibile ed è piuttosto reattivo. Oltre che con input touch, si comanda con i tasti a pianoforte e a sbalzo che richiamano le aree principali del menu. C'è la compatibilità con Android Auto ed Apple CarPlay via cavo, mentre il navigatore in dotazione sfrutta le mappe di TomTom ed è provvisto di ricerca tramite punti di interesse quali le colonnine di ricarica, ma non sono aggiornate in tempo reale. Sulle versioni plug-in c'è anche una sezione dedicata alle informazioni sul powertrain, così come la possibilità di programmare la ricarica. La struttura di navigazione tra i menu non è lineare, nel senso che non è sempre intuitivo muoversi tra le schermate e trovare ciò che si cerca, e per fare determinate operazioni servono troppi passaggi. Scomodo anche il climatizzatore integrato completamente nel touch. Il cruscotto digitale ha una diagonale da 12,3 pollici ed è personalizzabile. Anche se non ha l'effetto 3D come la 2008, è molto accattivante nelle grafiche e facile da controllare con i tasti sul volante, e poi c'è una bella luce scenografica tutt'intorno. Se ho dei bambini?
La portiera si apre ampia e gli attacchi Isofix, che ci sono anche davanti, sono solo parzialmente annegati, perciò si trovano molto facilmente. Dietro i sedili ci sono delle reti elastiche, i finestrini non scendono del tutto, le tasche laterali sono di media capienza e mancano dei cateri frangenti di sicurezza interni alle portiere. Il nostro passeggino, di cui trovate le specifiche in descrizione, entra senza problemi. Com'è da guidare? È proprio sulla 3008 e anche sulla 5008 che l'iCockpit di Peugeot, cioè questa disposizione ribassata del volante che ha un diametro ridotto e una strumentazione invece rialzata ad altezza sguardo, raggiunge il massimo dell'ergonomia, nel senso che sfruttando anche l'estensione verticale del posto guida non ci sono problemi di visualizzazione della strumentazione, né tantomeno c'è il rischio di toccare con le ginocchia le mani oppure il volante, e perciò anche le persone alte come me possono godersi questa impostazione molto gradevole sia nella vita di tutti i giorni che nei viaggi più lunghi. Difatti sulla 3008 si viaggia bene, l'insonorizzazione è curata, lo sterzo ha un bel carico ed è preciso, e poi ci sono gli ADAS, ma di quelli ne parliamo più avanti. In città ho apprezzato la posizione di guida rialzata, ma non troppo. La visibilità sì, è piuttosto buona, ma comunque i montanti sono larghi e dietro il lunotto è piccolo. E poi ho apprezzato anche il diametro di sterzata, perché servono poco più di 10 metri per girarsi. Per contro, su questa ibrida plug-in, che in ordine di marcia pesa più di 1800 kg, la taratura dell'assetto predilige la guida composta a scapito dell'assorbimento, che quindi sulle irregolarità stradali più pronunciate oppure per esempio sul pavé, beh, non è granché confortevole. Ho trovato eccellente il lavoro di precisione del cambio automatico EAT8 nel mettere in comunicazione i due motori elettrici di questa Hybrid 4 con il motore a benzina, che è un 1.6 4 cilindri. La potenza totale di 300 cavalli, 520 Nm di coppia, che sono erogati in maniera esplosiva, bastano meno di 6 secondi nello 0-100 km/h. Ma a prescindere dalle prestazioni pure, che comunque ci sono, è il livello di sinergia tra i flussi che è veramente altissimo, non si sentono vibrazioni, non ci sono strappi, tant'è che è persino a volte difficile capire quando il motore 1.6 sia in funzione, anche perché è silenziosissimo. Come ho accennato, i motori elettrici qui sull'Hybrid 4 sono due, posizionati sugli assi, ed è così che danno la trazione integrale. Ci sono quattro modalità di guida: l'elettrico puro, l'ibrido automatico, il 4x4 appunto, e ancora la Sport. Poi c'è una funzione che si chiama eSave, che consente di conservare una determinata percentuale di autonomia per magari usarla più avanti. E con la posizione invece del cambio automatico in B, che sta per brake, si massimizza la rigenerazione dell'energia in rilascio, e quando invece la batteria si scarica del tutto resta comunque quella percentuale che consente di usare l'auto come una full hybrid, perciò tutte le partenze avvengono in elettrico. Quanto consuma? Premettendo che questa prova è stata fatta in inverno, visto che le temperature stagionali influiscono sull'autonomia, a batteria carica in modalità elettrica abbiamo percorso 40 km, mentre a batteria scarica si fanno circa 15 km con un litro in città, 14,5 km litro in extraurbano e 11 km litro in autostrada. Come si ricarica? La capacità della batteria agli ioni di litio è di 13,2 kWh e il limite di capacità di assorbimento è di 3,7 kW o di 7,4 kW con il caricatore di bordo opzionale. Prendiamo il caso di una ricarica completa a casa con un contatore elettrico da 3 kW e con prese a muro che tipicamente assorbono 2,3 kW. Situazione in cui il tempo richiesto per una ricarica dallo 0 al 100% è di circa 5 ore e 45 minuti. Passando invece ad una wallbox domestica e facendo un upgrade dell'impianto, con una carica da 4,5 kW servono 3 ore e mezza col caricatore standard, oppure 2 ore e 55. Collegandosi a delle colonnine pubbliche si possono sfruttare tutti i 7,4 kW che il caricatore opzionale dell'auto può assorbire, per un tempo di ricarica dallo 0 al 100% di circa 1 ora e 45. Dall'applicazione My Peugeot si può gestire la carica da remoto, i cavi per la ricarica domestica e per la colonnina sono entrambi in dotazione e la batteria è garantita per 8 anni o 160.000 km. E la sicurezza?
L'Euren Cup ha testato la 3008 nel 2016, prima dell'aggiornamento, e le ha dato le 5 stelle con un punteggio dell'86% per gli occupanti adulti, 67% per i pedoni, 85% per i bambini e 58% sui sistemi di sicurezza con equipaggiamento standard. I fari full LED che sono di serie hanno un bel fascio intenso e invece non mi convince la disposizione un po' sparsa dei tasti di attivazione degli ADAS, perché sono posizionati su una leva satellite sul piantone dello sterzo nascosta dalla razza sinistra del volante oppure qui sulla plancia a sinistra. Detto questo, i sistemi funzionano molto molto bene, sono ben tarati, a cominciare dal mantenitore attivo di corsia con funzione di lane centering, così come del resto il cruise control adattivo che con la pressione di un tasto consente di regolare la velocità in base ai limiti che le telecamere riescono a riconoscere. Una chicca poi della 3008 il Night Vision, che costa 1000 euro, che è una telecamera a infrarossi in grado di bucare il buio per riconoscere ciclisti, pedoni o piccoli animali, ed è anche un'esclusiva della 3008 e molto molto scenografica. Tra l'altro, una cosa che invece le altre concorrenti della 3008 possono avere magari a richiesta sono i fari a matrice di LED, mentre qui invece non sono proprio disponibili. Quanto costa? Il listino si apre con il 1200 PureTech da 130 cavalli a poco più di 29.000 euro, mentre il diesel 1500 da 130 cavalli costa poco più di 31.000 euro. Il benzina più potente, il 1600 da 180 cavalli, costa circa 38.000 euro. Al mondo ibrido plug-in si accede mettendo in conto circa 44.000 euro per la versione a trazione anteriore con un solo motore elettrico e 55.000 euro per la trazione integrale di questa prova. Ci sono 4 allestimenti, tra cui ballano dai 2 ai 4.000 euro e dei pack intermedi. Il cambio automatico, quando non di serie, costa 2.000 euro. Accessori consigliati? Quando non sono previsti nell'allestimento sono da valutare i 200 euro per i sedili riscaldabili, così come i 350 euro per poter aprire e accendere l'auto senza chiave. 150 euro per la ricarica wireless sono un prezzo giusto e tutto sommato anche i 950 euro per godere di questo tetto che rende l'ambiente molto speciale. Nello specifico delle versioni plug-in, per 300 euro conviene sicuramente fare l'upgrade del caricatore di bordo. Difetti? Operare sul climatizzatore è scomodo. Per esempio, non lo si può fare se la retromarcia è inserita, o ancora bisogna uscire da Apple CarPlay e magari non si può consultare il navigatore, e via dicendo. Il nuovo display poi meritava una risoluzione migliore della telecamera, che invece lascia a desiderare. I comandi di attivazione degli ADAS non sono tra i più ergonomici e questa specifica versione in prova ha un assetto rigido che con i suoi cerchi da 19 pollici penalizza il comfort sulle asperità cittadine marcate. Quali sono le alternative? Citroen C5 Aircross e Opel Grandland X condividono la piattaforma con la 3008, però il 2021 è l'anno di anche altri SUV compatti, uno su tutti la Volkswagen Tiguan che è stata rinnovata, ancora la Hyundai Tucson, tutta nuova e con una bella personalità. E poi arriva la terza generazione di Nissan Qashqai, la nuova Kia Sportage e la Jeep Compass Restyling. Se però non volete un SUV a tutti i costi, considerando anche che il listino sale facilmente, potreste considerare l'idea di una wagon di categoria superiore, perché no, magari proprio una Peugeot 508. Con la 3008 Peugeot non è stata solamente in grado di progettare una delle auto più apprezzate e vendute del suo segmento, ma anche di alzare l'asticella in termini qualitativi, tanto che nemmeno alcuni modelli premium sono così curati. È spaziosa, si guida bene e sa essere appagante, dentro e fuori.